No, ma è questo, è questo. Va bene, è come essere napoletani in Italia. Va bene, ma io volevo dire soltanto una cosa molto semplice, perché volevo soprattutto ascoltare in primo luogo, perché penso che i problemi della vita quotidiana delle persone sono i problemi più importanti rispetto ai quali l'attenzione deve essere doverosa. Perché se uno chiede ma di che si deve occupare il comune? Il comune si deve occupare in primo luogo ed esattamente di queste cose, anche di alcune non venute fuori, ma che ci stanno anche qui. Le buche stradali, la manutenzione, lo stato dei giardini pubblici e dei parchi che abbiamo, la frequenza dell'autobus che passa, queste, centri per gli anziani. Queste sono i primi doveri di un'amministrazione comunale, i problemi della vita quotidiana, perché poi tante piccole cose messe assieme fanno una grande cosa, mentre invece grandi cose prospettate senza legami nella realtà fanno la paralisi amministrativa. Questa è la realtà davanti a noi, e per questo noi vorremmo impegnare tante forze che ci sono in città. Quindi oltre ai problemi, guardiamoci attorno, chi ha da proporre delle persone che possono dare una mano alla città, che vogliono impegnarsi, persone anche di diverso orientamento politico, io lo dico in modo schietto, perché poi quando si vota per Roma ognuno vota la forza nella quale crede, sinistra, centro, destra, ma quando si vota per Napoli, si vota per Napoli. Le parti politiche devono stare un passo dopo, un passo indietro rispetto a quando si vota per il comune, perché le elezioni comunali per il sindaco sono elezioni particolari, diverse da tutte quante le altre.